Buonasera a tutti, benvenuti ad Autori ai domiciliari. Un grossissimo benvenuto alla gradita ospite di questa sera, l'autrice Aurora Lai. Benvenuta Aurora. Grazie, grazie Elisabetta e grazie a chi si è messo online. E grazie a chi mi ha invitato a questa tua rubrica che è fantastica. Ti ringrazio Aurora, ti ringrazio tantissimo. Allora, la nostra autrice è in collegamento con noi da Genova e devo dire, per la prima volta in anni di interviste, allora, ho una scrittrice in collegamento da Marassi, quindi dal mio stesso quartiere. Guardate che non mi era mai capitato. E Bene, quindi siamo a due passi. siamo vicine, abitiamo a due passi. Per prima cosa, Aurora, come va? Come stai? Ah, io bene, molto Sì. bene. È un periodo ok, devo dire. E niente, adesso mi sono dedicata a questo, diciamo, a questo hobby, diciamo hobby. Benissimo. E oltre all'hobby della scrittura, mi piace anche leggere, mi piace dipingere e a volte dipende dai momenti, ecco. E niente, Quindi ho questo passatempo capito, che è una passione, aiuta a passare il tempo bene, ma è una passione, quella della scrittura e affiancata dalla lettura. Allora, io, come al solito, lo sapete, do il benvenuto al mio autore, alla mia autrice, leggendo degli estratti dal suo ultimo libro pubblicato. Allora, io partirei così. E prima di, scusami Elisabetta, Prego, ecco, infatti, di iniziare, mi avevi volevo dirti una accennato cosa. qualcosa. Facci Eh sì, scusami tanto perché io ti ho inviato mancare, il libro prego. senza dedica e insomma Annaccia, promessa, mi facciamo dispiace. controllare. Non c'è la dedica, hai ragione. Scusami tanto. E niente, allora ho fatto una cosa, ho scritto due righe, che Ma sei troppo gentile, secondo me gentilissima. sono, vedrai che poi a me insomma, mi sono piaciute già qualche giorno che le ho scritte e mi fa piacere leggerle. Grazie Aurora, è la prima volta, quindi io, stasera veramente una prima assoluta, Sì, in prima diretta. volta che intervisto una scrittrice marassina in collegamento da Marassi. Prima volta che mi leggono una dedica in diretta. Ma Bene, bene, poi te la scriverò sul libro quando magari ci sarò. certo, assolutamente. Allora, carissima Elisabetta, ti conosco da poco tempo, e traspare in te un entusiasmo contagioso. Quando ti ho vista sui social, mi ha incuriosito il tuo modo di parlare e commentare i vari racconti. Hai un metodo originale di presentare i libri. Questo mi ha insegnato a rivalutarli e a riprendere alcuni libri che avevo messo nel cassetto e revisionarli con una logica diversa, rileggendoli più lentamente e inserendomi quasi del tutto nel racconto, perché è così che conosci il vero carattere dello scrittore. Tu hai una buona capacità di capire chi ha una buona scrittura e questo probabilmente. Anzi, sicuramente con la tua esperienza hai fatto tesoro di ciò che hai letto in passato, perché leggere fa bene alla mente e al cuore. Grazie perché in ogni libro che leggi valorizzi gli argomenti trattati, sei consapevole e non rimani indifferente. Questo è ciò che traspare in te. Hai una sensibilità unica nelle varie interviste e nei vari temi che si presentano. Sei incredibilmente motivata e hai una notevole attitudine a ricevere le impressioni e i pensieri di noi scrittori. Grazie del tuo immenso lavoro, Aurora. Grazie, grazie mille Aurora, sei stata gentilissima, è una cosa che mi ha fatto molto 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 piacere. Bellissimo,
insomma, sentirsi leggere. Poi quando ti vedo te lo scrivo sul libro. Certo, infatti lo mostriamo subito il libro, che sarà autografato e quindi dedicato a mano dalla nostra Aurora. Guardate, okay. Lo chiamavo Babbo. Ah, guardate, è una bellissima copertina. Guardate, è molto elegante, è molto lucida, guardate come risplende. E poi ne faremo parlare ad Aurora. E vi dico subito che l'editore è l'editore De Ferrari. Allora, infortiamo gli occhiali e leggiamo qualche estratto di questo bellissimo, io lo definirei un memoriale, quindi si tratta proprio di una storia in cui è raccolta la storia di una famiglia, ma in modo particolare la figura, una figura paterna, e poi ce ne parlerà Aurora, e infatti lo chiamavo Babbo. Quindi da lo chiamavo Babbo, Salvatore e le scelte della vita, di Aurora Lai. Salvatore nasce nel 1902. È un uomo onesto, buono, un grande lavoratore. Conosce la guerra, non solo la prima guerra mondiale, ma anche la seconda. L'epidemia della spagnola è stato un momento difficile per lui, per la sua famiglia e per tutti quanti. Natura prima del tempo, conosce l'amore, la gioia, ma anche la sofferenza, la tristezza, la delusione e la rinuncia. Poi, quando pensa di aver vissuto fino in fondo, scopre che la vita dà sempre una seconda occasione. Ed era l'occasione che stava aspettando. Dalla premessa. La vita continua a stupirmi. Passano gli anni, ma l'amore farà sempre parte di questo viaggio infinito. Mi sveglio la mattina presto con la voce di mia madre. È come lo stridio di una sveglia che irrompe dalla ripida scala che porta alla cucina, la tavola apparecchiata con 7 ciotole e il latte fumante. Coraggio, picciucche d'uso, punti, i setti, su lati è pronto, sa scuola vi aspetta da. Coraggio ragazzi, alzatevi, sono le 7, la colazione è pronta e la scuola vi aspetta. La sua voce acuta mi risuona nel timpano e la sua agitazione la sento per tutta la casa. Io sotto le lenzuola di flanella cerco di svegliarmi, ma il mio corpo non ne vuole sapere, penso. Ancora 5 minuti. Per me e i miei fratelli, alzarsi la mattina era una tragedia. Il calore del letto era avvolgente e mi concedeva ancora qualche attimo di goduria. Lei poi si presentava nella stanza e urlava a voce alta. E allora sì, dovevi alzarti. E di corsa. Da il mio paese, Lanusei. La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda. E come la si ricorda è raccontarla. Gabriel García Márquez. Il mio paese, la Lanusei. Il mio paese è arroccato sulla collina. Dopo tanto tempo sento ancora la nostalgia. Circondato dai monti e dal Parco Selene, su un altopiano granitico, a quasi 1000 metri di altitudine. Lanusei come una terrazza affacciata sul mare. L'aria calda dell'estate inebriante, come il vento invernale tagliente. La sera le luci
di Arbatax brillano nello stagno e sull'isolotto Ogliastrino. È il posto più bello nella mappa del mondo, quello che preferisco e a cui farò sempre ritorno. Un paese di 5.000 abitanti e poco più, con tanti giovani che sono andati via e che non hanno mai fatto ritorno. Da pensiero. Ci sono persone nate e vissute in Sardegna e persone nate in Sardegna, cresciute fino a una certa età e poi partite altrove per studio, lavoro, amore e amicizia. Ma in un angolo del cuore rimane una radice profonda, talmente profonda che non avrà mai fine. Quelle sono le origini che non cambieranno mai. Dall'incipit. L'amore per Salvatore era un sentimento profondo. Poche persone hanno avuto il privilegio di conoscerlo a 360 gradi. E lui questo amore lo dimostrava in tutti i sensi. L'amore che provava per la vita e per tutto ciò che lo circondava era inesauribile. Era un uomo energico e sin da piccolo aveva capito che la sua sarebbe stata una vita lunga, piena di emozioni, ma soprattutto d'amore. Amore per i genitori, amore per i fratelli, amore per la donna amata, per i figli, per la sua terra, per tutta la vita che aveva davanti a sé. Era nato in un piccolo paesino della Sardegna, Lanusei, l'Ogliastra, sito ai piedi della catena montuosa del Gennargentu. E noi ci fermiamo qui. Avete sentito quanto è bello, poetico, direi struggente, questa parte iniziale. Io ho voluto proprio leggervi la parte iniziale per non rivelare troppo, ma soprattutto proprio per introdurvi in quella che è l'atmosfera di questo libro, che si mantiene fino alla fine, perché vi sarà tutto un percorso di vita, Poi, lo sapete, lo dico sempre, noi parleremo di questo libro con Aurora, potremo però parlare all'infinito, per capire veramente la profondità dei sentimenti, per provare le emozioni che Aurora ci trasmette con la sua scrittura, il libro lo dovete leggere, no? Però penso di... insomma, di avervi introdotto in questo splendido paese che è la Sardegna, in questo paese della Sardegna. E adesso andiamo a fare la conoscenza della nostra autrice, perché magari molti di voi la conosceranno, avranno il piacere di conoscerla, anche soltanto pensiamo ai Marassini, no? Magari avranno incontrato Aurora. E non solo i Marassini. No, e non solo i Marassini, quindi molti di voi magari conosceranno già la sua scrittura, i suoi libri. Però io questa domanda la faccio sempre perché noi siamo su internet, quindi buttiamo la nostra intervista in questo universo. E quindi sicuramente ci sarà qualcuno che non ha il piacere di conoscere. E quindi Aurora, ti tocca. Domanda di rito, la domanda delle domande. Facile, mi raccomando. Chi è Aurora Lai? Parlaci un po' di te. Allora, io praticamente sono nata in questo piccolo paesino della Sardegna, allora erano 8.000 abitanti, quando sono nata io era bello, bello grande, e ho fatto le scuole lì, liceo scientifico.
e a 17 anni sono partita per fare il corso da infermiera a Genova, perché ho dei parenti a Genova, avevo dei parenti, qualcuno c'è ancora, altri invece purtroppo sono andati via. Anche perché erano fratelli di mio padre e parenti di mio padre. Oltre ai parenti di mio padre c'erano anche una sorella e di conseguenza mio padre e mia madre erano tranquilli, sereni di poter mandare a Genova, ecco. Quindi ho fatto il corso da infermiera e niente, poi sono entrata a lavorare subito a San Martino. San Martino è un grande ospedale che insomma, il mio carattere l'ho forgiato anche in questo ospedale, ecco. Avevo già delle idee molto, cioè di base ero molto, ho avuto un'educazione molto ottima, devo dire, no? Perché mio padre era molto, molto severo, ecco. Però era un uomo buono e quindi ti dava molto amore. Quindi per i miei 17 anni, i miei primi 17 anni, ho avuto un'educazione bellissima, devo dire. E così anche i miei fratelli. Eravamo in sette, quattro maschi e tre femmine. E quindi mio padre era un giocherellone, perché comunque amava i bambini, ci dava tutto. Oltre all'amore, giocava con noi, si buttava per terra a giocare con noi, e però era molto attento, no? All'educazione, all'istruzione. Ecco, lui era molto fissato con l'istruzione. Noi dovevamo sapere la storia dell'Italia, noi dovevamo sapere parlare bene l'italiano, che era molto fondamentale, sai, in un paesino. Non a tutti, no? Poteva capitare dei genitori così, capito? Certo. Con tanti figli, ecco, con tanti figli. Comunque la nostra famiglia era unita, mia madre era birichina, mia madre era una donnina birichina, simpaticissima, sempre sorridente. E pensa che non ho mai visto i miei litigare. Da bambina io non ho mai visto i miei litigare. Litigavano con la porta chiusa in camera da letto la sera dopo cena. Pensa un po'. E niente. Poi giustamente ho lavorato 40 anni a San Martino. Poi ho continuato a studiare. Ho fatto oltre al corso di infermiera. Poi dopo 10 anni ho fatto l'abilitazione, ho preso l'abilitazione di funzioni direttive. E quindi ho fatto anche da tutor, ho avuto gli infermieri, gli allievi infermieri per qualche anno, per tanti anni veramente, anche gli ultimi anni che ho lavorato, ho avuto degli infermieri del terzo anno, tutti allievi infermieri. E niente, poi sono andata in pensione 4 anni fa, 3 anni fa, nel 2021, e quindi finalmente ho potuto dedicarmi a questa passione che ho nella scrittura, la lettura, la pittura, il disegno più che altro che la pittura, il disegno. E niente, quindi mi sono dedicata a queste appunto a scrivere, soprattutto la storia di mio padre. Era tanti anni che cercavo di scriverla e l'ho scritto un sacco di volte, ti dico la verità. Soprattutto la prima parte. La prima parte l'ho scritta 3-4 volte, ma il libro in se stesso l'ho scritto tantissime volte. Mia figlia mi diceva sempre: "Ma mamma, cosa stai facendo? Sei sempre lì a scrivere, ad aggiungere delle frasi." Gli ho detto: "Certo, perché questo non mi va bene. E bisogna far capire alla gente quanto era buona questa persona." Cioè, era mio padre, d'accordo, mi dirai, ce n'è tanti buoni, c'è quello che magari è meno buono, ci sono quelli che sono più buoni. Lui era particolare, ma ripeto, non perché era mio padre, era particolare perché era una persona altruista. E è una cosa che mi ricordo,
perfettamente che lui non parlava di nessuno. Lui sapeva ascoltare. Poi magari parlava con mia madre, magari, però con noi cercava sempre di insegnare il giusto, perché comunque era un uomo già avanti. Quando io sono nata, lui aveva 60 anni. Quindi sì, era già un uomo maturo. Con una vita alle spalle. Sì. Sì, sì. Certo, poi certo. Purtroppo io quando ho compiuto 17 anni lui ci ha lasciato perché ha avuto un'emorragia cerebrale da trauma. Certo. E lui aveva avuto un incidente, è stato investito con una moto, lui è caduto per terra, e sono accorsi il farmacista, sai, il parroco, che erano lì vicine, e gli hanno detto, gli hanno consigliato, Salvatore, vai in ospedale. Lui non ne ha voluto sapere. Non ne ha voluto sapere perché comunque era un uomo, sai, cercava sempre di essere, di non dar fastidio a nessuno, capito? È tornata a casa e la sera però gli è venuto mal di testa, tanta nausea. E allora ha chiamato mia madre e gli ha detto portami in ospedale perché io sto male. Infatti è arrivato in ospedale al pronto soccorso, meno male che abbiamo l'ospedale ancora oggi alla Musei, a due passi da casa, e quando è arrivato in ospedale ha avuto un'emorragia cerebrale lì, è morto nel giro di 2 giorni, blocco renale e basta. Certo, certo. E pensa che era stato operato di cataratta, stranissimo, perché comunque era miope, aveva la cataratta e quindi è stato operato. Nel giro di un mese aveva fatto la cataratta prima a destra, poi a sinistra. E purtroppo poi ci ha lasciato. In questa maniera. In questa maniera strana. Secondo me. Guarda, Aurora, a un certo punto uno ragiona in questo modo. Diciamola così, era la mia strada. Io posso dirti, io anch'io, avendo lavorato in ospedale, ne ho viste talmente tante, che uno può dire, poteva vivere ancora, però. Sì. Però aveva 77 anni, forse fino a. Purtroppo anche nella morte bisogna essere fortunati, perché esistono di quelle cose tremende. Quindi lui in fondo ha vissuto intensamente, ha vissuto bene. No? Ha vissuto intensamente e bene, perché non ha mai avuto problematiche. Ecco. E di testa, cioè, ragionava ancora. Perché, perfetto, insomma, teniamo conto di questa, di questo che non è proprio una cosa da poco, eh? Sì. Quindi, Era allora, nuova ahimè. Aurora, prima di entrare proprio ancora più nel vivo, perché in pratica tu ci hai già raccontato abbastanza, ma voglio che tu approfondisca. Salutiamo entrambe, quindi contraccambiamo i saluti di diverse persone che ci stanno seguendo in diretta. Sì. Ma no, ma guarda un po'. Una Non certa, adesso ci tengo anche. Laura Aiello, non so se ti dice qualcosa. No, Mia che ti figlia. dice? Vai, mami, sei bravissima. Quindi, grazie Laura. Poi abbiamo Roberta Cingotto, Un'amica. Roberto Manzocchi, che è un carissimo amico, uno scrittore che ci segue da Lecco. Grazie Roberto. Contraccambiamo i tuoi saluti con affetto e poi abbiamo Silvia Liarò. Quindi grazie anche Silvia. Quindi guarda quante persone che ci Dalla stanno seguendo. Calabria, Silvia Ah, Liarò, la Calabria. Calabria, quindi abbiamo da Lecco, dalla Calabria, da Genova. Tutti che Me, stanno ascoltando un la tua intervista. Allora, facciamo un passettino piacere. Indietro, sì. indietro. Ci Sì, vuoi perché se mi dire? lascio andare io parlo di tante cose. Ma è giusto, però io sono qua apposta. Io cerco di farti dire le cose magari che tu non hai già detto, ma le cose che hai detto sono bellissime. Quindi hai presentato una figura strepitosa, quella di tuo papà, no? E io
io ti faccio fare solo un passetto indietro sulla copertina, perché è molto bella e la copertina è importantissima, no? Perché lo sappiamo che si la prima chiederanno. e la quarta, guardate anche qua la quarta quanto è bella, Bellissimo. attirano, insomma, incuriosiscono, no? Il potenziale lettore. Ci puoi dire qualcosa? Perché qui c'è, dove vedete, c'è uno sfondo, direi, una Uno sorta di spoiler epoca, una, fatto. ecco, un picco quasi. Quel tessuto lì era il tessuto di una giacca, della giacca di mia madre, verde e Ma verde, con i bellissimo. colori, sì. Di un corpetto, vabbè, di una giacchetta del matrimonio di mia madre. Pensa un po'. Fantastico, infatti si vede perché io amo, adoro il vintage, ho questa passione Anzi, del scusami un attimo, collezionismo. del fidanzamento di mia madre. Pensa un po', Infatti, perché se vai a vedere. vedete i ricami, cioè scusate, le applicazioni, Sì. cioè queste non sono fatte a macchina, queste applicazioni sono fatte tutte a mano, eh? Quindi si riconosce chi niente niente ha un po' l'occhio, lo vede. Eh? Io sono appassionata di antiquariato, e io adoro le stoffe, vabbè, per non parlare poi dei gioielli, dei quadri, tutto, il vintage. E abbiamo questa collana con il numero 13, però molto particolare, perché io lo definisco un 13, ma è un po'. Un numero non proprio, diciamo così, di quelli, ecco, che si vedono tutti i giorni, ha una forma molto curiosa. Ci È puoi un pochino decodificare questo gioiello? Perché un non so 13. dove tu l'abbia preso, perché No, è allora, è cioè l'orafo che aveva preparato questa collana fantastico! apposta per Salvatore, Ma pensa! per mia madre. E niente, il gioiello che gli aveva regalato mio padre quando è andato a chiedere in moglie mia madre. Fantastico, Sì. fantastico, perché infatti è E bellissimo, veramente l'anello è la stessa cosa. L'anello è fatto, vedi che sembra una rosa? bellissimo. Eh Sembra una sì, rosa. Ecco perché mia madre si chiamava Rosa. pazzesco. Guardate la raffinatezza, cioè la raffinatezza dell'orafo, ma di colui anche che ha concepito, no, questo dono. Cioè, quindi il futuro marito che ha voluto in qualche modo, cioè in qualche modo, scusate perché ho sbagliato proprio le parole, Ti racconto una in cosa. maniera strepitosa, cioè onorare, no? Proprio la figura della moglie, perché quanto la stimava, non so se mi spiego. Elisabetta, vi racconto una cosa. Mio Perché padre. tanto è importantissimo per la finalità, no? Del libro di cui stiamo parlando. Pensa che mio padre. Ogni volta che magari quando andava nel suo podere, quando era il periodo delle rose, a mia madre gli portava, quando tornava a casa, gli portava una rosa tutte le volte che andava al podere gli portava una rosa. Pensa un po' che passione che aveva per mia madre, cioè era una cosa bellissima. Quest'amore profondo, Sì. proprio un amore Infatti la profondo. chiamava, cioè, allora mia madre la chiamavano Virginia, tutti Virginia, però il suo vero nome era Rosa e lui non la chiamava Virginia, la chiamava Rosa, solo lui la chiamava Rosa. A lui piaceva Sì, questo piaceva onore, Rosa, con sì. tutta la Era proprio innamoratissimo. E poi comunque non è stato innamorato soltanto di lei, ha avuto la prima vera storia quando aveva 20 anni con la prima moglie, perché voglio insomma. Ecco, infatti io volevo che tu raccontassi proprio, Sì. che tu Allora lui ha avuto intuisse un po', spoilerasse qualcosa, perché dobbiamo spoilerare un po' la storia, no? Dobbiamo incuriosire, no? Abbiamo capito come è nata, la genesi, per adesso un po' di storia ci sta. allora la mia, ripeto la, la mio padre ha avuto
praticamente due vite, no? Nella sua vita ha avuto due vite molto intense. La prima è con la prima moglie, no? Tra l'altro era sua cugina di primo grado, si chiamava Lai. All'epoca. All'epoca era così. Molti si sposavano con le cugine, con la... ed era molto più grande, 17 anni in più. Lui aveva 20 anni e lei aveva 37 anni. E niente, lui era estasiato, no? Era, da questa donna era molto bella. Era un ragazzino, aveva 20 anni. Era appena tornato da fare il militare. Però sai, lui era molto attaccato alla terra, le piaceva la famiglia, era molto, molto determinato già allora. E niente, voleva fare formare questa bella famiglia e quindi giustamente si è innamorato di questa donna e l'ha sposata subito, nel giro di poco tempo, malgrado i fratelli che non erano d'accordo, perché i fratelli erano già a Genova, i fratelli sui fratelli più grandi erano a Genova, e perché uno era partito a lavorare al porto, alla Calata dei Mille, e l'altro invece a Lansaldo, lavorava a Lansaldo di Sestri Ponente, tra Sestri Ponente e Cornigliano c'era Lansaldo, ma questo nel 1920, cioè, quando iniziavano a emigrare per cercarsi lavoro, e subito dopo la prima guerra. E quindi i due fratelli non erano d'accordo, perché erano, prima di tutto era molto più grande, poi era la cugina di prima. Però le famiglie avevano unito in matrimonio questi due ragazzi, vabbè, questi due, Salvatore e Graziella. Giovani, perché comunque a 37 anni è una donna giovane. Ma per tenere magari... l'eredità l'eredità insieme, per non farla... ma perché avevano... mia zia aveva un negozio. Aveva un negozio sotto casa, perché allora era il centro del paese. Aveva questo bazar, vendeva di tutto, no? E poi il potere, aveva un potere abbastanza grande. La casa dove aveva il negozio. E per Salvatore, giustamente, era una manna. Nel senso che univa l'utile al dilettevole, nel senso che poi era innamorato, era una bella donna. Sicuramente una bella donna, economicamente diciamo, ben messa. E niente, così l'ha sposata e poi non voglio dire altro perché bisogna leggere il libro. Sono perfettamente d'accordo. Per questa prima vita, per la seconda vita... possiamo accennare qualcosa? Sì, anche perché l'ho accennata un pochettino, ha fatto per la seconda diciamo scelta che ha fatto, Virginia era per lui irraggiungibile, no? Anche perché era molto più giovane, lui allora aveva 54 anni, mia madre 33, però era una donna già adulta, hai capito? Il suo problema era convincere, non so, i genitori, convincere se stesso di questa scelta, però ogni volta che la vedeva le batteva forte il cuore, diceva che bella ragazza, bellissima, era lei, Virginia, poi era mia madre, era bellissima, era piccola, minuta, però aveva un viso, almeno da come la gente la conosceva, era sempre sorridente, era sempre chiacchierona, era gentile con tutti, e solare, insomma, una ragazza solare. E poi cantava, insomma, era una bella donnina, diciamo. Una bella persona, perché quello che ci hai detto, una persona con dei valori... Cioè, molto saldi, quindi quello che voglio dirti, a lui sarà piaciuta come donna esteticamente, ma anche per quello che lei era dentro, sì, perché sì, un uomo sì, del genere, insomma. Sì. E poi comunque anche mia madre se n'è innamorata, cioè così, perdutamente, soltanto il fatto che gli ha portato le ciliegie, che gli ha toccato le mani, no? Quando gli porgeva le ciliegie, oppure non so, quando la incontrava per strada, che gli sorrideva, la salutava con riverenza, aveva questi modi gentili, no? Che poi
mio padre era stato educato in questo modo, salutare le persone con gentilezza. Allora si usava tantissimo, no? Questo modo di salutare gentile, è quello che ci ha trasmesso a noi, no? Giustamente di salutare le persone, di essere gentili con tutti. E io infatti l'ho notato anche quando facevo l'infermiera, quando facevo il lavoro, no? Che ho fatto per tanti anni. E quello di essere gentile col prossimo, soprattutto per chi sta male. Questo è, guarda, è una parola che a volte uno usa così, senza dar troppo peso, no? Al significato. In realtà la gentilezza, questa parola, nasconde un significato molto, molto profondo. Voglio poi appunto brevemente commentare un po' il libro che io ho letto con molto piacere. E prima salutiamo ancora altre due persone che si sono collegate. Allora, Ileana Prea, una brava scrittrice che avrò il piacere di intervistare domani. Quindi grazie Ileana. E poi grazie alla donna Gemma, che è una carissima amica, scrittrice e anche collega per In Ecos Edizioni. Grazie. Grazie anche a voi. Aurora, senti un po', vuoi ancora rivelare qualcosa o ritieni sufficiente quello che hai raccontato? Perché come abbiamo detto. Posso dirti una cosa, volevo leggerti una seconda poesia che ho scritto. No? Perfetto. Perché io volevo dire questo perché la trovo carina, molto carina. Infatti perché la Nusei, perché la Nusei è la città delle ciliegie e voglio fare. Ecco, volevo un pochino mostrarvi l'interno del libro perché è particolare. Allora, vedete che la nostra Aurora ha messo anche delle fotografie. Sì. Cioè, il libro è strutturato in maniera molto piacevole. Guardate, vedere anche le fotografie. E ha questa struttura, si legge così con piacere, perché vi sono queste bellissime foto d'epoca, molto molto belle, e poi è strutturato in una maniera, vi faccio vedere ancora, che ce n'è parecchie, e volevo proprio chiederti questo, un pochino la struttura, perché ci sono le parti proprio di narrativa, no? Però ci sono ogni tanto, io vedete, guardate qua, che meraviglia, sì. Però lo vedrete meglio, c'è anche della poesia, quindi puoi dire un pochino come è strutturato il romanzo ancora? Per incuriosire ancora di più chi ci sta ascoltando. Ma vi dicevo, la Nusei, questo paese arroccato sulla collina. Ecco le poesie. Sì. Praticamente è un paese dove c'è un tipo di ciliegia particolare. E infatti si festeggia la sagra delle ciliegie. L'ultima domenica di giugno. Questo è già parecchi anni che festeggia, che lo rinnovano. Io volevo leggere questa poesia che è carinissima, no? L'ho scritta io, cioè mi è venuta così naturale, no? Vai. Quando arriva maggio, il vento caldo primaverile fa fluttuare i rami esili del fogliame verde scuro. Del ciliegio ancora acerbo, molto rigoglioso, ma sicuro. Quando arriva giugno, il caldo dell'estate darà vita al frutto dal colore rosso rubino. Sarà meraviglioso, ma ben maturo. Le ciliegie hanno forma sferica, talvolta a cuore e o leggermente allungata. Anche la polpa assume colorazione diversa a seconda della varietà e della ricchezza. La comuna, detta ciliegia dell'Ugliastra, è una perla al sole, una maturazione precoce ma assai veloce. La barracoca, ciliegia dura e polposa, immersa in acquavite o sottospirito, dà un retrogusto leggermente amarognolo, poi un po' dolce, poi un po' visciolo, ma divino al palato che sembra cioccolato. Un frutto gradevole dalle proprietà antiossidanti,
energizzanti, aromatizzanti, rinfrescanti, ma sempre ammalianti. Non si eccede mai comunque. Qualità depurative, diuretiche, lassative. Si rammenta, è buona e fa bene. Si rammenta, come sempre, mangiarne sì, ma con moderazione. Ricordi l'infanzia appese alle orecchie per gioco innocente che fa girare le genti. Bellissima. No, perché le ciliegie si dice, veramente una ciliegia tira l'altra, ma sì. È la verità, eh? Cioè, poi agganciarsi le ciliegie alle orecchie è un classico. Sì, sì. Fare indigestione di ciliegie è facile. Quante volte? Ma sono anche proprio buone. Belle, perché la ciliegia ha veramente speso la forma proprio a cuore, poi così doppio, sì. Sembrano due cuoricini. È vero. Mi consiglio, Elisabetta, se tu un giorno vai in Sardegna, io spero che ci va. Sono a Sardegna, ci sono stata parecchie volte, penso che ho fatto la tangenziale sarda negli anni 70 in una prinza azzurra. Tutta la tangenziale con i miei genitori e poi abbiamo fatto un mese a Orosei, a Jerzu, nella vicino a Jerzu, ecco, in quella zona lì, e abbiamo fatto un mese. Dove fanno il vino buono, Jerzu, fanno vino buono. Insieme ai sardi, perché facevano a quell'epoca, parlo di 50 anni fa, fra un po', io ero la mia... Avevano tutte le casette, si facevano le casette e noi avevamo la tenda e ci siamo messi vicino a loro e quindi noi siamo stati 15 giorni insieme a loro perché dall'interno venivano giù con gli animali e noi abbiamo fatto parte di questa comunità insieme. Loro avevano questo coinvolto. Assolutamente sì, e abbiamo conosciuto e noi. Cioè, ci hanno accolto proprio, no? E poi fino a Ferragosto facevano una festa, quindi si mangiava la capra facendo il fuoco, scavando nella sabbia, e lì poi c'era il rientro, il ritorno verso l'interno. E abbiamo fatto amicizia con una famiglia, guarda un po', si chiamava Lai, in cui vi erano papà, la mamma e 7 figli maschi. Addirittura. E così gentili che poi ci hanno invitato a casa loro. Guarda, io tutte le volte che sono andata in Sardegna mi sono sentita a casa. Senti. Io ho delle persone così accoglienti, generose e devo dire gentili. Sì. Nel suo senso, ma proprio gentile, sì. Ma come animo gentile. Sì. Ha un significato molto profondo, io te lo giuro, io ho mai visto una cosa. Trovata bene. Io in Sardegna ti consiglio, sì, magari ci vai, di andare a fine giugno, perché sarebbe il massimo. Non c'è troppo turismo, non c'è ancora tutta quella massa di turismo che c'è a luglio e agosto. Poi c'è questa sagra delle ciliegie che è bellissima. Adornano le cantine della via principale con le ciliegie. Guarda, è fantastico. Bellissimo. Però non voglio raccontare dell'altro, sennò poi vi leggo tutto il libro. Io direi che come contenuto possiamo assolutamente fermarci qui, perché allora io commento brevemente e dico: il libro mi è piaciuto tantissimo perché parla prima di tutto di un luogo mio del cuore, la Sardegna. Io adoro la Sardegna, penso di averla più o meno girata tutta negli anni. In modo particolare ho dentro di me questa esperienza fatta proprio da bambina in cui io ho visto la Sardegna di un tempo, cioè la Sardegna ancora Sardegna, l'interno, con le persone sedute fuori che ti guardavano. Oltretutto noi eravamo un po' strani, no? E ci chiamavano i continentali, perché loro erano piuttosto piccolini. Io ero insieme a dei parenti molto alti e tu biondo rossi, più di 1,80. Io avevo insieme una zia che era una donna altissima. Quindi quando ci vedevano sembravamo dei tipi un po' particolari, strani, no? Però una volta, dopo il primo incontro un po' così, basta. Facevi parte della famiglia, fine, alto, biondo.
non importa. Quindi è stato, io ho visto proprio la costa, diciamo così, tutto il Nuorese, non vi era nulla. Poi mi hanno detto, ahimè, che con gli anni quello che noi abbiamo visto non esiste più, perché è stato tutto costruito, riempito di villaggi, casette, discoteche, locali. Cioè, io ho visto la Sardegna come era. Cioè, noi avevamo la tenda, dietro la tenda c'era praticamente tutta la parte erbosa dove c'erano le mucche, le capre, le pecore, e quindi loro si portavano giù i loro animali. Cioè, ma ci rendiamo conto? Quindi io ho visto una Sardegna che non esiste più. Non esiste più. Non esiste più. Quindi si parla di Sardegna, uno dei miei luoghi del cuore, e poi si parla delle proprie radici. Sappiamo che noi italiani siamo un popolo di migranti. Quindi noi abbiamo questa cosa dentro. Siamo dei migranti, abbiamo dovuto emigrare. Quindi noi siamo dei migranti. Ahimè, l'abbiamo dovuto fare per necessità, quindi per cercare lavoro. Ok? Quindi questo dovrebbe insegnarci qualche cosa. E poi, ecco, ok, i valori dovremmo averli dentro. Questi valori che vi erano un tempo, di cui Aurora ha parlato, erano valori talmente profondi, per carità, magari non ce l'avevano tutti, non è che fossero tutti come il papà di Aurora, però vi era questa, diciamo, questa, si dava molto importante all'istruzione. Io questo lo ritrovo nella mia famiglia, no? Cioè, istruire i figli era fondamentale, perché per loro l'istruzione significava progredire, andare avanti, avere una vita migliore, cosa che magari adesso non è proprio più così, perché il valore dell'istruzione si può anche bypassare volendo. L'importante è aver successo, no? Ai giorni nostri, invece l'importante questo concetto dell'istruzione che noi abbiamo avuto e ce lo portiamo dietro, il valore dell'onestà e la solidarietà. L'unione della famiglia. L'unione della famiglia. Anche, cioè, mio padre era, diciamo, abbastanza severo, no? Secondo me un po' di severità sia da parte dei genitori, sia anche da parte della scuola. Un po' di severità ci vorrebbe di nuovo. Allora, Aurora, posso dirti una cosa? Il genitore, così come l'insegnante, non devono essere autoritari, ma devono essere autorevoli. E l'autorevolezza uno se la guadagna con la stima da parte dell'alunno o dei figli. Certo. Non si deve fare altro. Purtroppo, ecco, ci andiamo a infilare in un discorso che è troppo complesso e vogliamo, ecco, da questo contesto. Ma in me la scuola italiana è problematica, e questo è lo specchio della società in cui viviamo, no? Non c'è più l'autorevolezza, allora si va nell'autorità, e qui ci andiamo indietro nel tempo, quel modo di insegnare che era non congruo, ok? L'autorevolezza ci vuole, ok? Questo sì. Cioè, il ragazzo deve, il bambino, il giovane deve sentire che l'adulto può dargli l'appoggio. Ma perché? Perché il genitore non è, come l'insegnante, non è un amico, ma è una persona che ti capisce, su cui ti puoi appoggiare e puoi imparare qualcosa. Non perché è superiore a te, ma semplicemente perché è molto più... ha vissuto più di te. Certo. Quindi ti può, diciamo, più esperienza e ti su questa persona ti puoi appoggiare. Il ragazzo, il giovane, ha bisogno di sentire l'autorevolezza, ha bisogno di potersi appoggiare su colui che magari sente più forte di lui. Questo non avviene, perché sia a livello di valori che si stanno perdendo, ma anche nella scuola, che è lo specchio di questa nostra Italia malata, perché la scuola in Italia fa acqua. Abbiamo o degli insegnanti che sono veramente dei martiri, oppure abbiamo dei frustrati.
io non commento oltre perché la situazione, ahimè, la conosciamo. Sì, se no perdi la voce, mi raccomando. Esatto, questo è il problema qua. E poi, ecco, cosa a me è piaciuto il fatto che Aurora abbia voluto scrivere, descrivere una storia di persone, diciamo così, comuni, semplici. Però guardate che raccontare la vita di una persona è un qualche cosa di magnifico. Allora, Virginia Woolf addirittura esagerava, diceva, se una vita non viene raccontata è come non averla vissuta. Vabbè, lasciamo perdere Virginia Woolf. Ma anche la vita più meschina, meschina. Merita di essere raccontata. È vero. Ogni vita merita di essere raccontata. Guardate che noi esseri umani siamo tutti diversi, milioni, ognuno diverso dagli altri. E la maggioranza delle persone non vive grosse avventure, viaggi, no, vive di piccole cose che per lui sono epiche, perché soltanto svegliarsi magari la mattina presto, dover affrontare la giornata di lavoro, gestire famiglia, casa, il quotidiano, è epico. Okay. Quindi sarebbe bello poter scrivere di ogni vita. Certo. Aurora è riuscita a descrivere, a raccontare molto bene la storia della sua famiglia, incentrandosi in modo particolare sul personaggio del papà, però vedrete anche tutti gli altri membri della famiglia sono ben raccontati e vengono fuori proprio dei bei personaggi. Quindi Aurora, lo vedrete, è stata molto brava in questo. Grazie. Ora, no, è la verità, Aurora, il libro è molto pregnante. Ti devo per forza chiedere questo, hai dei progetti, cosa stai combinando di bello? Continuerai a scrivere, no, vero? Perché sì, hai già il buono per tornare posso qua. Posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Prima di questo libro, io ne ho scritto un altro, però questo praticamente non l'ho pubblicizzato tanto. Praticamente ti faccio vedere, ecco. Ecco, la copertina che è uscito prima questo. Sì, quindi è uscito l'anno scorso, nel 2015. Ecco, ok, quindi non hai esordito con, lo chiamavo sì, babbo, non sei un esordiente. Sì, e questo invece è un, diciamo che parla, all'inizio parla di me, praticamente di come avrei magari scelto, avrei magari un'altra Aurora, ecco. Avrei scelto di farla giornalista e di andare a indagare, no? Di aiutare la polizia a indagare sui vari crimini, no? Perché a me piace anche indagare. Guarda, anche a me piace gialli. Guarda che io report presa diretta, guarda, non me ne perdo una. Bellissimo. Bello, bello, guarda, a me piacciono tantissimo. E io infatti nella presentazione ho scritto una cosa che non ho riportato in quest'altro libro, e te lo leggo. Allora, dopo 10 anni di infermiera professionale, ho acquisito l'abilitazione alle funzioni direttive. Durante quegli anni ho capito l'importanza della prevenzione, della salute e della cura. Ho conosciuta molta gente desiderosa di parlare e di confidarsi. La voglia di scrivere è nata molti anni fa e ora è nato il suo primo scritto, no? Cioè sarebbe stato questo. Ha potuto osservare che ci sono storie di vita che vale la pena raccontare, piene di amore e rinunce. È questo che volevo sottolineare. Perché io ho conosciuto tantissime persone desiderose di parlare, che purtroppo ho avuto anche poco tempo. Avevo poco tempo perché avevo anche il mio da fare. Però sai quanta gente ho incontrato, che avevano voglia di confidarsi, no? Di parlare. Purtroppo non avevo tempo. Peccato, perché mi sarei dovuta fermare di più. Solo che 24 ore non bastano. Allora, Aurora, diciamo che il mestiere dell'infermiere è un mestiere molto duro, perché è colui che veramente si occupa in maniera diretta del malato. Il medico visita il paziente,
usa le tecnologie, almeno adesso, fa la diagnosi progetta quale può essere la cura, un intervento. Certo. Però la cura fisica è l'infermiere. Quindi l'infermiere acquisisce di solito un'umanità pazzesca, perché se non è una persona empatica, umana, ben disposta verso il prossimo, non può fare bene questo mestiere. Se è un bravo infermiere, deve avere per forza questa carica. Questa umana. Carica di umanità. E quindi deve essere anche pronto ad ascoltare. Sì. Perché io ho talmente immagazzinato tutte queste cose che adesso ho bisogno di scriverle. Pensa che questo libro qua che ho iniziato, cioè perché è soltanto la prima puntata, è un libro di 100 pagine neanche, ecco. È piaciuto. Te l'ho detto che 100 pagine sono perfette. Questo libro qua è la prima puntata, dicevo. Poi c'è il proseguimento. Allora, deve venire il proseguimento? Dobbiamo aspettare? Parlando? Zitta, muta, ti fermo. Basta. No, prossima volta parleremo di questo. Due. Allora, sì. Sappiamo che l'Aurora, la nostra Aurora, ci onorerà. Okay. Il prossimo libro e noi lo vediamo. No. Volentieri. Assolutamente, ma anche volentieri. Per me sarà un piacere. Aurora, io ti chiedo adesso due domande, come dico sempre, terra, due domande pratiche, però importantissime, fondamentali, ormai per tutti, ma insomma, per chi crea, per chi scrive, dove possiamo acquistare il tuo libro? Sì, allora... Bravo, babbo, aspetta che queste due domande sono collegate, te le faccio tutte. Okay. Chi è sappiamo, l'editore genovese, quindi... È il nostro editore De Ferrari e poi ovviamente dove ti possiamo trovare sui social, Aurora, allora, guarda, su... domande, feedback, eccetera. Sì, su Amazon, naturalmente, quello diciamo su tutti gli store online, voilà. Sì, ecco. Sì. E poi si può trovare a Libraccio in Piazza Rossetti, a Libraccio in Via Cairoli e Amico Ritrovato in Piazza Fontane Morose. Una cosa, il prossimo mese io sarò alla Mondadori, posso dirlo? Alla Mondadori. Certo, le tue presentazioni dal vivo, così almeno la 10 di gennaio sarò alla Mondadori di Sestri Ponente. Perfetto. 7:30, giorno? Giorno il 10 gennaio. Oh, la Mondadori. Sì. Point Book Store di Via Sestri a Sestri Ponente. Venite numerosi perché... Certo, quindi ricordatevi che a gennaio ci sarà questa presentazione dal vivo di Aurora. Sì. Ok, quindi... Venite numerosi perché è una cosa, è una storia bellissima e niente... Ci conosceremo e mi faremo. Esatto, allora quindi ricordatevi questa data con Aurora, ripetiamola. Quindi sarà allora, gennaio 2025, ragazzi. Sì, il 10 gennaio. Il 10 gennaio. Benissimo. Sei disponente alle 17:30. Perfetto, quindi ce lo stampiamo. Dove ti troviamo sui social in generale, Aurora? Sì, Aurora Lai, su Facebook, ecco. Su Instagram e anche su TikTok. Anche su TikTok. Voilà! Oh, anche su TikTok. Tre. Non avrete problemi googolando Aurora Lai a trovare la nostra autrice sui social. Contattatela, fate le domande. Lei vi risponderà perché è un piacere ricevere il feedback e le domande. Grazie mille. A questi punti, ahimè, siamo giunti quasi al termine di questa chiacchierata che per me è stata una chiacchierata veramente molto, molto piacevole. Però tanto so che anche Aurora sarà di nuovo qua, come dico io, inshallah. Allora, prima di passare ai saluti finali, vi do quindi l'appuntamento a domani, mercoledì 4 dicembre alle ore 16, sarà con noi l'autrice Ileana Aprea, che ha mandato i saluti
e ha seguito la nostra intervista in diretta. Ciao Ileana. Perfetto. Esatto, ci vediamo domani, Ileana. Ci vediamo domani. A questi punti, saluti finali. Grazie mille a tutti, vi saluto, un bacio grandissimo. Grazie Elisabetta, sei stata gentilissima, non ho parole, sei stata una conversazione, una presentazione stupenda. Guarda, è passata un'ora, non me ne sono accorta, giuro. È volata, anche a me è volata, è questo molto molto piacevole. Allora, io ringrazio quindi tutti coloro che hanno seguito la diretta, ringrazio coloro che hanno scritto, ringrazio anticipatamente coloro che seguiranno l'intervista in differita. Ovviamente, in modo particolare, saluto e ringrazio la mia autrice Aurora Lai, che diciamo come distanza, non è che siamo lontanissime, quindi io ti mando un saluto marassino. Sì, altrettanto. E Aurora, anche lei, mi manda un saluto marassino. Ciao. Quindi ciao a tutti ragazzi. Vi aspetto ciao a tutti. Aurora, noi magari ci vediamo per strada. Ci vediamo per un caffè. Assolutamente sì. Ciao. E quindi a prestissimo Aurora. A presto. Ciao. Ciao a tutti. A domani. Ciao.